Allora, continuiamo con un po' di musica. Sono trondati, tornati. Tronnati. Voce del verbo tronnare. Tronnare è una nuova parola. Brava. Sono tornati a trovarci gli ultimi della fila, un duo musicale. Da dove venite in realtà? Dovresti saperlo, dato il fatto presentatrice. Da Spanacittà, Spanacittà toscana. Vediamo se la fortuna è dalla tua. Luca? Brava, vicine! Te l'ho suggerito. Gli ultimi della fila. Della fila. Il microfono, Caterinibus. Scusatemi. Una cosa deve fare, abbiate pazienza. Bellino, grazie. Caterina! Nell'orto di Gino c'è una pianta strana. Lui dice che coltiva l'insalata indiana. Dice che è buona, che è un po' particolare, che il seme viene da una zona tropicale. E tu vedessi come la cura. Non l'avevo mai viste tante attenzioni per la verdura. Non lo capisco, mi sembra strano, lui che non aveva mai preso una zappa in mano. Nell'orto di Gino c'è una pianta strana, lui dice che coltiva l'insalata indiana. È buona secca, senza condimenti, è curativa, dice ci fanno anche i frumenti. Si raccomanda che non vuol pubblicità, pochi clienti ma di qualità. Non lo capisco, mi sembra strano, lui che aveva sempre odiato fare l'ortolano. Nell'orto di Gino c'è l'insalata indiana. L'ho detta a tutti perché è una cosa troppo strana. O l'hanno arrestato. È un mese ieri. I carabinieri mi ha scritto dalla galera una lettera intera. Mi ha scritto che son mezzo scemo e mezzo infame, che è colpa mia se è andato tutta puttana, ma anche che io son suo amico, guai a che mi tocca, ci pensa lui quando esce a chiudermi la bocca. Nell'orto di Gino, nell'orto di Gino, nell'orto di Gino, nell'orto di Gino. I prossimi comici non sono venuti da lontano, ma non importa. Ma sei un rappresentante dell'AGIP, cosa ti interessa? Della Hai benzina? Cosa ti interessa? A me piace pensare che vengono da Milano, insomma, mi sembra una cosa internazionale. Allora, io spara, internazionale, spara. La trasmissione internazionale. Puoi Però sparare anche Firenze, con loro. Firenze, sono fiorentini. Ma puoi sparare, inventa, da dove vengano? Spara. Da San Casciano. Ecco, ha sparato proprio, il tuo mondo geografico è stesso. Bene. No, sono fiorentini. Si chiamano? Gemelli siamesi. I gemelli diversi, siamesi? Siamesi. A voi. Buonasera, grazie davvero. Dai Emiliano, per bene, forza, andiamo. Oh, affanculo, vai. No, noi non siamo volgari, eh. No, noi quelli volgari si manderebbero tutto a fanculo. No, scusate, non abbiate paura, anzi qui ci metto la mia faccia perché insomma, lui abitava di fronte a casa mia abitava e il suo nonno aveva un motto. Sì. In questa casa in quanta educazione si fanculo apparecchi. Allora, cosa siamo venuti a fare qui? Non ci voleva venire io qui. Allora, cosa siamo venuti a fare? Cosa siamo venuti a fare? C'ha la chitarra, cosa l'ha portata a fare la chitarra? No, questa la porto per accompagnamento, vedi qua. Ecco, è un cretino, scusate. Dai, forza, veloci. Allora, facciamogli sentire come siamo. Ti sei fatto male? Mi è scappato un mi. Un mi? Sì. Ma tanto questa si fa in là, si fa in là. Che fai? La fa in là. No, in là, ma in qua, in là, nel senso in là, ma in qua. Per piacere, va, davvero, se no qui
Che fai? A fon qua e là. Tu mi hai detto sì. Allora, scusate, adesso partirò con un pezzo bellissimo. Io comincerei con un pezzo da bambini, in modo che si fa piace un po' a tutti. Gioielli siamesi, non volgari. Un pezzo da bambini. Pezzo da bambini. Ecco, io lo farei. Seguimi te. Ci sono, lo sto facendo. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno si rompe un tavolo. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno si, per fare un tavolo si pidi il legno. Se fare un legno si rompe. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare un tavolo ci ascolta. Si fa due seggiole e ci si leva da coglione, eh? Ecco, sì, sarà meglio, te lo dico io. Ma scusa, ma se io mi sto impegnando a fare il pezzo, te non mi aiuti? Ma scusa un attimo, ma fai un pezzo giovane, siamo in televisione, un pezzo dinamico, giovane. Va bene, te lo veloce, te lo. Un pezzo ce l'ho. È veloce. Velocissimo. È dinamico. Dinamicissimo. È giovane. Giovanissimo. Vai, te lo fo. Ah, sì, vai. Questo bene. Ce l'ho. Sì. Eccolo. Corri ragazzo laggiù. No! Gli è andato via davvero. Allora è proprio un bel. Scusate signori, gli è andato via, gli è un cretino. E sarà per un'altra volta, eh? Arrivederci. Ma che ingresso! Stasera. Una svolta alla trasmissione abbiamo dato. Guarda. No, lo sai perché? Perché le rose adesso non le compro più e non me le faccio neanche più regalare perché sono diventata bravissima grazie alle lezioni del mio super, ultra, mega, eccezionale giardiniere. Stiamo parlando del tuo che adesso... No, non voglio sapere! Grazie. Io veramente rimando senza parole. Non ti devi far sottosfruttare. No. Senti, come ti stanno le piante a te? Oh, benissimo. Faccio delle rose, guarda. Sai che mi manca? L'assistente sociale. Che gliel'ho dato il cucino nelle capelle. Sì, gliel'ho dato, però ci si può far dare anche un po' dalla voce fuori campo. È un dialogo molto interessante tra due persone intelligenti. La tempesta ai cervelli, Stanno bene. Si può mandare la pubblicità? Ma cosa vuole? Chiedo alla regia. Ma cosa vuole? Non si sa che vuole. Vorrei lavorare, fare la trasmissione. Senti, ascolta, Muzzi! E ti ho innestato il cipresso davanti a casa. Mamma mia, bravo, sei proprio bellino. Sì, ma non hai fatto un buon lavoro. Perché? Io vi saluto, ciao! Perché? Perché ti fa le ciliegie ora. Non lo so, ma che ti devo dare? Niente, Fofo. Sbagli, mi rovini le piante, devo pagare. No. Dammi 80 euro, vai. Ma non ci penso, Fofo. Perché no? Ma poi ho fatto un bel lavoro, Ma quando? Ti ho ripulito anche tutta la scarpata che tu c'hai davanti a casa, tutta quella scarpata lì. Io ho preso il frullino, l'ho riempito di miscela e ti ho frullato tutto il giardino davanti a casa. Per bene, eh? Sì. Per benissimo, c'era la tua mamma, insomma. Come insomma? La mamma sta lì, abita lì, che te fa? Avevo tagliato tutto, già finito tutto, le 3 ore lavoravo. Arriva la tua mamma, fa, ascolta, tagliala un po' più bassa. Ha ragione, gli piace in quel modo, Fofo, non tu sbuffi. Finché mi sono messa a ritagliare tutta l'erbina e l'ho fatta... Come diceva più lei? Più bassina, come voleva lei. Poi dopo è andata in casa a fare le sue osine, ormai avevo quasi finito, mi ero già rimboccato le mani per andare via. Arriva là e mi fa, Fofo, tagliala più bassa. Fofo, è il tuo lavoro, non è che ti ha chiesto di... Allora. Ho capito. Perché ho fatto per ritagliarla un pochino più bassa, l'è ritornata, la mi veniva incontro con quel ditino inquisitorio, come c'ha la tua mamma. Ma che c'ha un ditino normale inquisitorio? Sì, e mi è venuta fa, Fofo, praticamente ero nella scarpata, io sono scivolato, col frullino in mano. Che? E la tua mamma l'ho portata al pronto soccorso. La mia mamma? Che è successo? 8 punti in una coscia. Fofo, io ti rovino stavolta, Che tu mi vuoi dare? Niente, Fofo, c'è una famiglia al pronto soccorso. Dammi 80 euro. No, Fofo, io ti denuncio, mi hai stufato. Allora vuoi via. Ma va via, ma non ti va più a vedere. Tutti. Ma non ti vuoi... Signore e signore, e ora i nostri due comici sonnambuli. No, sonnambuli.
Magari questi sono di Firenze, ma non è sonnambuli. Sono di Napoli, però no, non è vero. No, sonnambuli. Tesoro, sonnambuli. Cosa vuol dire sonnambuli? Che dormono male. Dormono male? No, ma non dormono per niente questi. A zero. No, io direi proprio di no. Ecco, non dormono, non i nostri dormono. Comici che non dormono, Jerry e Jelly. Ecco, due napoletani che non dormono, venite partenopei. Hai visto così? Hai visto così? Non dormo niente io! Come non dormo niente? Fammi vedere che c'hai in mano, fammi vedere! Ma tengo la carticenica! Già stato o deve ancora andare? Te devo andare, appena fatto qui con la televisione, vado! Vado! Ho fatto un sogno tremendo, Io te parlavo napoletano nel sogno e poi mi sono svegliato e parlavo toscano. Oh, come mai stavo? Sono i sogni, scherzi di... Sogni sono strani. Sono sogni. Ho sognato che ero in una caserma dei carabinieri, ma pensa te. Ah, facevi i carabinieri? No, ero lì che visitavo a un certo punto, arriva un mio amico carabinieri. E mi dice, Alessandro, ma dove sei stato? Sono 3 anni che non ti vedo. Che ha fatto in questi 3 anni? Che ha fatto? 3 anni. Ah, 3 anni? Anch'io ho fatto un sogno, anch'io, io ero carabinieri. Ho fatto un sogno, ero carabinieri. Davvero? Sì, dentro questa caserma, ma strano. Sono tornato a casa, ero carabinieri e ho trovato la mia moglie insieme a un altro. No! Sono andato lì, l'ho visto in letto tutti e due insieme. Mi hanno fatto arrabbiare. Allora, mi sarei arrabbiato anch'io. Sono andato in camera, ho preso la pistola d'ordinanza. Vai. Ho preso, ho puntato la pistola. A chi l'ha puntata? L'ho preso così, l'ho puntata verso di loro e poi ci ho pensato. E ho fatto così. A chi? Così, per me. E loro? E loro si sono messi a ridere. Perché? Ridete, ma tanto dopo tocca a voi. Bravo, ho fatto bene, sì. Allora tanto mi ha visto perché un tu c'eri. Sono tornato in caserma dal maresciallo e l'ho trovato ed era a imbiancare. Il maresciallo? Lui sopra una sedia imbiancava e mentre imbiancava colava tutto in terra. No. Gli ho detto, imbecille, mettici un fondo sotto la sedia. E lui? Lui mi ha detto, sì, è uguale, tanto ci arrivo bene lo stesso. Bravo, proprio un carabiniere. Vai. Vieni. Carissimi, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi qui su Comici 37.